Il sistema di aerazione garantisce il ricambio dell'aria nel vostro ambiente di coltivazione. In questo tutorial esploreremo le basi per capire come funziona e da cosa è composto e vedremo come configurare un kit base per una boccata d'aria fresca. Benvenuti, io sono uno degli esperti che trovi da Idroponica. Ci trovi in showroom e online per aiutarti a coltivare la tua passione. Nella coltivazione indoor, oltre la luce, livelli ottimali di umidità e temperatura permettono alla pianta di essere sana e produttiva. L'umidità influisce sulle condizioni di coltura. Troppa può causare muffe o funghi, mentre troppa poca può causare la disidratazione delle piante e il proliferarsi di parassiti. Per gestire questi parametri è fondamentale ottenere un ricambio d'aria con l'esterno, che elimina quella viziata e ne immette di fresca e pulita. Questi sono i parametri ottimali di umidità e temperatura da mantenere nella nostra area di coltivazione. Il termoigrometro è lo strumento che ci consente di monitorare questi parametri. E a proposito di temperatura, un buon sistema migliora anche l'efficienza energetica dell'impianto, riducendo i costi per il riscaldamento e il raffreddamento. Composto da diversi elementi che lavorano in sinergia, la configurazione varia in base alle dimensioni dell'area, dal tipo di lampade impiegate, dal numero di piante che vi abitano e altri fattori ambientali. Ma in generale, gli elementi base da usare anche in un ambiente di coltivazione piccolo sono estrattore, immissione, filtro antiodore, tubi flessibili e ventilatore. Possono essere utili anche centraline, CO2 extra e trattamenti antiodore. Ci teniamo a ricordare che per scegliere il sistema di aerazione più adatto è indispensabile calcolare i metri cubi d'aria necessari alle esigenze di coltivazione. Per farlo, sul nostro sito troverete la sezione Utility che vi consiglierà il modello ad hoc per voi. Sul nostro sito troverete molti tipi di estrattori d'aria, differenti l'uno dall'altro e tutti con funzioni specifiche. Molti modelli sono disponibili in diverse dimensioni e potenze, per ambienti più o meno grandi. Andiamo a vederli un po' più nel dettaglio. Partiamo dall'aspiratore centrifugo, utile per spostare aria in condotte medio-lunghe, grazie alla sua pressione molto elevata. L'estrattore liquidale sarà esattamente il suo contrario, lavora con una pressione molto bassa ed è quindi adatto a condotte brevi. Alcuni modelli sono provvisti di un termostato che ci consente di gestire il flusso d'aria in uscita in base alla temperatura rilevata dalla sonda. Per esigenze più industriali abbiamo gli aspiratori cassonati, motori insonorizzati e molto potenti, fabbricati in MDF o in alluminio zincato, riempiti con poliuretano espanso fonoassorbente. Gli aspiratori da bagno o da cucina sono estrattori piccoli e silenziosi, adatti a cambiare l'aria nelle piccole stanze di casa nostra. L'aspiratore assiale o in linea è progettato per poter essere installato direttamente all'interno di una condotta. Potrà essere utilizzato sia per immettere che per estrarre aria in piccoli ambienti. In base a come vengono installati i motori, possono essere utilizzati per estrarre o immettere aria. In un sistema ottimale si dovrebbe ottenere una sottopressione, estraendo più aria di quella che immettiamo. In questo modo consentiremo al filtro di lavorare efficacemente. Il filtro a carboni attivi è uno strumento indispensabile e insostituibile nella coltivazione indoor, perché elimina gli odori in uscita provenienti dall'estrattore d'aria nella nostra grow box. Disponibili monouso o rigenerabili si differenziano per grandezze e materiali, come questo in metallo o in plastica. Alcuni modelli sono rigenerabili, sostituendo i carboni attivi. Per collegare i vari componenti e trasportare l'aria in uscita o in entrata, avremo bisogno dei tubi flessibili. Disponibili in alluminio semplice, rivestiti in PVC per una maggiore resistenza, o fonoassorbenti grazie alla lana di roccia. Il ventilatore. Il movimento d'aria, oltre a rinforzare la struttura delle nostre piante, emulando il vento, distribuisce l'ossigeno e consente di evitare la formazione di sacche di calore e umidità. Sul nostro sito ne troverai una vastissima selezione. Possono essere molto utili i controlli, ovvero centraline per automatizzare il funzionamento del sistema, ad esempio accendere o spegnere i ventilatori o regolare la velocità.
Per favorire il benessere della pianta, possiamo immettere nell'ambiente della CO2 extra tramite bombole, tubs, sacchi a rilascio naturale o dispenser. Questi prodotti ci consentiranno di aumentare le parti per milione di CO2 all'interno dell'area di coltivazione. Trattamenti antiodore, ulteriori prodotti per l'abbattimento degli odori utilizzati all'esterno della nostra grow box. Il filtro di protezione è utile per evitare che insetti o polvere entrino nel box. Per avere un esempio pratico, procediamo ora con l'installazione di uno dei nostri kit da 12,5 cm, per una grow box 1 m x 1 m. Il kit è composto da un estrattore Blauberg Biturbo, filtro a carboni attivi in metallo, clips e tubi, da completare con gli altri accessori come il ventilatore e la ventola di immissione. Quello che ci occorre prima di iniziare è un cacciavite, le clips a vite o il nastro telato, delle fascette di supporto per il filtro, come le mammoth strap. In questo primo esempio, l'aria passerà prima nel filtro e poi nel motore, che potrà essere montato all'interno o all'esterno del box, nel caso in cui la nostra area di coltivazione è limitata. Nel secondo esempio, l'aria passa prima nel motore ed esce dal filtro. In questo modo possiamo scegliere di posizionare all'esterno il filtro o direttamente tutto il kit aria. Infine, posizioniamo il ventilatore e per garantire un adeguato ricambio d'aria, l'estrattore assiale in una delle apposite tasche inferiori. Siamo arrivati alla fine del tutorial di oggi. Metti un like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Su idroponica.it trovi tutto per coltivare la tua passione, prodotti e assistenza specializzata a portata di mano. Diventa un grower pro, seguici sui social e scarica l'app per rimanere sempre aggiornato su novità e offerte. Approfitta delle proposte incredibili sul nostro canale Telegram.